Per alcune scelte all'inizio hanno un po' sorpreso perché c'è un pochino di pistacchi, c'è il cenato ieri, però poi hai gestito questo mini turnover nella maniera migliore. Sì, possiamo dire così, perché sono stati bravi a interpretare la partita, bravi a fare quello che avevamo provato. Abbiamo fatto, secondo me, un bellissimo primo tempo. L'unico difetto che però poteva costarci caro era il fatto di non aver segnato più gol, perché abbiamo avuto 5 occasioni nitide e abbiamo fatto solo un gol, e allo scadere abbiamo rischiato di andare all'intervallo sul pari col tiro di Moscardelli. Secondo tempo effettivamente l'Arezzo, come comunque come ci aspettavamo, è partito forte, ha cambiato qualcosa, si è messo praticamente con un 4-4-2, che è un 4-2-4, perché comunque Cutro da una parte è un attaccante aggiunto, e ci hanno messo in difficoltà perché comunque, come sapevamo dall'inizio, hanno qualità e negli uno contro uno e a livello balistico è una squadra temibilissima. Infatti ci ha schiacciato un po' e siamo andati un po' in difficoltà, però poi anche questo è un grande merito della mia squadra, dimostrare di saper soffrire in campi difficili come Arezzo, e quindi è ancora un valore aggiunto. Con i cambi è riuscito però, diciamo, a evitare che la squadra soffrisse oltremodo? Sì, io ho voluto cambiare Matteo perché, giocando così, l'Arezzo con un difensore in meno e in propensione offensiva rischiava di scoprirsi un po', comunque lasciava più metri alle spalle della propria difesa, quindi con Fish questa cosa è pericolosa da fare, e infatti più di una volta è stato bravo a correre dietro le loro linee, e poi ha trovato anche il gol, una palla bellissima di Pablo, quindi meglio di così non si poteva fare. Pablo, che poi hai spostato mettendo Sesto a destra, per opinione personale, secondo me Sesto rende di più, gli piace di più, non so se gli piace di più o è più bello a vedere, se è più utile a destra. Ah, non lo so, Ale secondo me ha le qualità per giocare dove vuole, perché ha qualità di categoria superiore, e l'ho messo a destra perché da quella parte Sabatino e Cutolo hanno chiaramente caratteristiche offensive e anche con ottima qualità nella giocata, quindi Ale è più tornante di Pablo, quindi ho fatto questa scelta, e poi dopo ho tolto Pablo per coprirmi ancora maggiormente, mettendo Fisso a fare terzino e Luca davanti a lui per coprire un po' gli spazi, anche se onestamente poi dopo il 2-0 siamo stati comunque bravi a gestire. Il palo preso da Fish? Sì, a parte un momento dove l'Arezzo ci ha messo sotto all'inizio del secondo tempo, 10 minuti, un quarto d'ora, poi per il resto siamo stati bravi a gestire la gara. Alla fine, insomma, abbiamo fatto una bellissima vittoria che dà ancora ulteriore continuità al nostro campionato e ci permette di guadagnare altre posizioni. Inizi nel modo migliore il trittico questa settimana, hai chiuso un trittico benissimo, ne inizi un altro, questa è una settimana importante. Sì, mercoledì abbiamo una partita molto importante per noi, come lo sarà per il Renate. Questa partita ci potrà permettere di andare in semifinale di una competizione che può dare grandissimi vantaggi in ottica playoff, e comunque in semifinale in una competizione importante, che è sempre cercare di vincere un trofeo è qualcosa di prestigioso, quindi ci puntiamo tantissimo, però non scordiamoci che forse andiamo a incontrare una squadra che magari come nome non evoca chissà che, però a parte un lieve calo in questo momento, è comunque nelle primissime posizioni del loro girone, ed è una squadra che
sicuramente tra le, tra le rivelazioni di tutta la Serie C quest'anno, quindi ci sarà da fare la partita perfetta. Bellazzini, che abbiamo visto convocato e poi non indistinta. Tommaso ha avuto un fastidio muscolare e sabato mattina ha provato ma ha sentito fastidio e quindi adesso vedremo di valutare quando torniamo, non dovrebbe essere, speriamo, niente di che, però non era disponibile, quindi è rimasto a casa. È fatto così?